Bene amici di HD Motori, siamo a Barcellona parallelamente al nostro collega Luca che è a Ginevra, perché sia qua che là Fiat porta la nuova versione dello Uconnect, Uconnect Live, con una, due grosse novità, applicazioni e connettività dati. Ma chiediamo al responsabile quali sono le novità di questo Uconnect Live e cosa può fare. Sì, salve, io sono Raffaele, lavoro in Accenture e abbiamo sviluppato questo sistema per Fiat e Chrysler, si chiama appunto Uconnect Live per differenziarlo dallo Uconnect tradizionale. È un'applicazione, è un insieme di applicazioni completamente connesse, quindi diciamo si abbandona il tradizionale concetto della radio AM/FM per passare a un concetto completamente basato su applicazioni web. Non c'è una SIM card addizionale, non c'è nessun modem addizionale all'interno. Tutto quello che l'utente deve fare è scaricarsi dagli store, che siano iTunes o Google Play, l'applicazione. In questo caso stiamo usando un Android, c'è la versione equivalente per iPhone. Un'applicazione che è ovviamente brandizzata Fiat, che abbiamo sviluppato per loro, che nel momento in cui riconosce la vicinanza via Bluetooth di un EdUnit, in questo caso questa EdUnit, si collega e crea la connettività. Quindi senza l'applicazione io non riesco ad accedere alle applicazioni connesse o tutte le applicazioni più legacy, quindi ho la radio, il navigatore satellitare tradizionale, eccetera. Nel momento in cui mi collego ho questa serie di applicazioni. In questo caso noi stiamo sentendo una radio in TuneIn, questo è il nostro profile, stiamo sentendo una radio probabilmente che trasmette dagli Stati Uniti, una radio classic rock, e ovviamente possiamo scegliere tutte le radio del mondo usando i tradizionali criteri di ricerca di TuneIn, quindi per geografia, per location, per genere di musica, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo esattamente le stesse funzionalità di un TuneIn su un telefono mobile oppure su un desktop riportate all'interno della macchina, col mio profilo ricreato nella macchina. Ecco, la cosa interessante è che ci diceva non c'è uno streaming Bluetooth audio, no. Ma proprio dati. Esatto, noi non abbiamo voluto usare uno streaming Bluetooth dal telefono verso l'EdUnit perché vogliamo preservare i profili Bluetooth tradizionalmente utilizzati per ricevere una telefonata in macchina o per fare streaming dal telefono verso l'EdUnit come si fa tradizionalmente. Quindi io voglio che mentre sto usando il telefono per sentire TuneIn, in questo caso, se ricevo una telefonata potrò essere in grado di rispondere e sentire la telefonata nel mio sistema viva voce, eccetera. Quindi in realtà lo stream audio arriva sul telefono da TuneIn o da Deezer, che è l'altra applicazione che abbiamo, e viene trasmesso senza essere decodificato al sistema di infotainment all'interno dell'automobile, ed è poi il sistema di infotainment che fa la decodifica. In questo modo manteniamo intanto il telefono molto leggero, per cui possiamo rimanere attaccati in Bluetooth senza scaricare le batterie dopo 10 minuti, e tutto il carico elaborativo viene passato invece all'EdUnit, lasciando anche il telefono libero di fare le sue funzioni, che poi è un telefono. Certo. Quali sono le applicazioni presenti al lancio e quali svilupperete e porterete su Uconnect Live? Sì, allora al lancio abbiamo EcoDrive, che è un'applicazione fatta appositamente per Fiat, che fornisce al guidatore la possibilità di vedere lo scoring, cioè mentre uno guida può vedere accelerazione e decelerazione, velocità e la capacità di uso del cambio, esatto, può vedere i dati della gita precedente. Tutti questi dati vengono mandati alla nostra piattaforma di servizio e poi l'utente offline, mentre è tranquillamente seduto a casa sua, li può rivedere sull'applicazione mobile. Ci saranno anche delle gamification, quindi ci saranno dei contest nella community. C'è anche un'interfaccia web, quindi anche da PC posso vedere i miei risultati. Esatto, ci sarà un'interfaccia web, ci sarà un web portal e l'applicazione su mobile. Quindi questa è una delle prime applicazioni che abbiamo lanciato. Dopodiché abbiamo TuneIn, che avete già visto, Deezer, che è l'altra radio, quindi ho la possibilità di vedere sentire i miei dischi preferiti, creare le mie playlist. Stessa esperienza di Deezer che si può avere sul telefono. Ci sarà Facebook, ovviamente, ci sarà Twitter, ci sarà Reuters, quindi la possibilità di selezionare diversi canali tematici forniti da Reuters e vederli sull'EdUnit, e ci sarà alla fine MyCar, che in questo caso, siccome il motore è spento, non vediamo nulla, però questa è l'applicazione di diagnostica, quindi questa è l'applicazione che dirà all'utente la tua macchina sta andando bene, oppure se ci sono dei warning ci dirà quali sono i warning, tra cui ad esempio l'utente potrà finalmente vedere la lista di tutte le possibili spie che si possono accendere in macchina e sentire anche una spiegazione, cioè se io schiaccio qua posso sentire dal sistema del text to speech che cosa significa questa spia e soprattutto se è preoccupante, se mi devo fermare, se devo andare all'assistenza, eccetera. Quindi questo è il pacchetto applicativo che ci sarà al lancio. La notizia anche è che tutte le applicazioni che vedete qua possono essere distribuite over the air, quindi nel momento in cui io avrò nuove applicazioni, e noi stiamo lavorando con altri content provider
per avere nuove applicazioni da portare sul sistema Uconnect Live, le potrò distribuire live via OTA, esatto, agli utenti, quindi senza bisogno di fare campagne di richiamo o aspettare il prossimo tagliando per poterle installare. Aspettare aggiornamenti software. Domanda: quando guido, quindi quando la vettura è in movimento, quali applicazioni sono utilizzabili, come se allora, ci sono speech to text anche, esatto, o solamente allora, text to speech? Tutte le applicazioni sono anche guidabili, comandabili dai tasti al volante e con il voice recognition, quindi io posso switchare da un'applicazione all'altra utilizzando i comandi vocali. Abbiamo applicato le driving distractions policies che abbiamo definito lavorando ovviamente insieme a Fiat, che poi alla fine è appunto il car maker, per cui le applicazioni che hanno una forte componente testuale, quindi parliamo di Facebook, Twitter e Reuters, nel momento in cui la macchina si mette in movimento, passo da una condizione di questo tipo in cui il testo è visibile a una condizione in cui vedo soltanto le headline e tutto quello che posso fare è sentire la notizia. Quindi in questo caso il text to speech che legge la notizia per me, e ovviamente lo posso, non devo manovrare qua, lo comando dal tasto. Sì, adesso non li possiamo usare perché il motore è spento, quindi non sono attivi i tasti. Però quindi automaticamente tutte le applicazioni testuali vengono limitate, non vengono bloccate ma vengono limitate e portate in una condizione di sicurezza. Da quando sarà disponibile e soprattutto se sarà installabile sulle 500X, per esempio, già venduto, chi ha lo Uconnect già installato in vettura? Allora, il sistema verrà lanciato e comunicato da Fiat nei prossimi giorni, quindi siamo in attesa effettivamente che poi venga lanciato commercialmente. Siamo appunto, come diceva all'inizio, anche a Ginevra, Fiat è a Ginevra e lancerà questo stesso servizio, quindi a breve ci saranno comunicazioni su quando sarà disponibile presso il pubblico. Il sistema teoricamente è retrocompatibile, può essere retrocompatibile, quindi ad esempio su sistemi che utilizzano sistemi di infotainment simili a questo o a quello che vedete fuori all'automobile, si potrebbe pensare di fare un aggiornamento software. Diciamo che sono poi scelte commerciali, esatto, di FIA, del gruppo FCA. Esatto. La ringrazio molto. Prego, è stato un piacere.